Cercai un bagno, mi guardai nello specchio. Una grande parete intatta, terribile. Era una bestia quella che mi guardava, il volto ossuto, le pupille larghe, assenti. Puzzavo, della puzza di Sarajevo, della guerra, della vita coatta. Non mi ero accorta di quell'odore, ora in quel cesso fresco lo sentivo. Non sapevo come fare, c'erano due lavandini, posai il neonato in uno di quelli, lo lasciai in quella culla di ceramica e mi lavai un po' nell'altro lavandino, lentamente mi sfilai la giacca, sollevai la maglietta, mi sciacquai il viso, avevo una crosta fresca sullo zigomo e un baffo nero sulla fronte. Ma c'era altro, una patina opaca, come quella della ceramica che ha perso il suo smalto e trattiene i segni del tempo e dello sporco. La porta si aprì e un uomo entrò. Mi diede un'occhiata in quella luce al neon. Ero rimasta irreggipetto, le ossa del costato affioravano sotto la pelle senza più carne. L'uomo indossava una divisa scura, sorrise. È il bagno dei maschietti questo. Mi strinsi la maglietta davanti per coprirmi. Lui si chiuse una porta alle spalle. Lo sentii urinare, uscì. Non mi ero mossa, non mi ero nemmeno infilata la maglietta. L'uomo si avvicina all'altro lavandino, è alto. Ha passi di piombo, spalle massicce. Indossa una divisa con una grossa cinta di cuoio sulla vita. Solleva gli occhi, incontra i miei nello specchio. È semplicemente un uomo che ha pisciato, che deve lavarsi le mani. Ma io non lo so. Anche i lupi pisciano e si lavano le mani. Ho paura degli uomini in divisa. Io cerco il mio ragazzo, magro come me, con i capelli lunghi e incolti come i miei, e la stessa mia storia dentro gli occhi. L'uomo mi guarda nello specchio del bagno. Di chi è? La vita di Giuliano è tutta lì, in quel cesso dove è entrato per caso. Fino a un attimo prima pensava di pisciare in autostrada, aveva fretta di andarsene dopo quella giornata di pacchi umanitari, di profughi da smistare verso i centri di accoglienza. Ha fatto distribuire pasti caldi, merendine per i bambini, ha preso in braccio i più piccoli, ha riempito fogli di burocrazia, di timbri. Guarda nello specchio il neonato liscio nel lavandino, guarda la donna che si stringe un cencio addosso, le scapole azzurrine su cui sbatte la luce al neon. Forse è una profuga, che per qualche ragione non è salita sui pullman, si è nascosta in quel bagno insieme al figlio. I suoi occhi sono quelli di una bestia ferma su un dirupo. Di chi è? Adesso si accorge che la donna sta piangendo, pur senza muoversi, senza nemmeno sbattere gli occhi, lacrime grosse che cadono come perle, e lui istintivamente avrebbe voglia di raccoglierle come perle di una collana rotta e di restituirgliele. Conosce lo sguardo dei profughi, della gente che cerca nei tuoi occhi la conferma della propria esistenza, come se fosse lui a decidere di lasciarti in vita. Sono sguardi di che fatica a sostenere. L'uomo mi guarda. Ha una faccia larga, compatta, italiana, la fronte liscia di chi ha perso i capelli. Di chi è? E non sa Giuliano che quel bambino sarà il suo, che sarà lui ad accompagnarlo a scuola dal pediatra. Non sa che vivrà per lui. È un attimo lungo, di placido sgomento, in quel cesso dove il destino pesca.